sia lodato, ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Iniziamo il Santo Rosario e vogliamo pregare per tutte le vostre intenzioni, per tutte quelle che portate nel vostro cuore, perché la Madonna vi ascolti e vi conceda le grazie di cui avete bisogno. Ma vogliamo anche ricordare tutti quelli che sono collegati con noi in questa preghiera mariana, in modo particolare gli ammalati e soprattutto quelli del Covid e delle loro famiglie, perché la Madonna dia loro conforto e coraggio per superare questo momento di disagio, perché possono ritrovare la salute e possono lodare e glorificare Dio, ecco, per le grandezze che compierà anche per loro. Ieri abbiamo ricordato i 40 anni dell'incoronazione del quadro della Madonna avvocata da parte del Santo Padre Giovanni Paolo II. Ecco, la Madonna continuamente accoglie tutti i suoi figli che vengono qui a pregare e cerca certamente la Madonna di ascoltare e esaudire tutti. Quindi allora preghiamolo con fede perché ci conceda le grazie di cui abbiamo bisogno. Chi ha bisogno di confessarsi, io sono nella sagrestia, uscendo da Piazzale, potete accendere lì. Potete sedervi. Signore Gesù Cristo, presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti adoriamo qui e in tutte le chiese che sono nel mondo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù. Frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. Preghiamo i misteri del dolore. Il primo mistero ci porta nell'orto degli ulivi. Gesù prega e soffre fino a sudare sangue, perché prende su di sé il peso di tutti i peccati dell'umanità, un peso inimmaginabile, e lo affronta con l'onnipotenza dell'amore, che è la vera forza di Dio. Ma chiede agli apostoli, pregate con me. Gli apostoli si addormentano e Gesù li rimprovera dolcemente dicendo, non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Gesù, noi vogliamo vegliare con te. Accanto al tuo infinito amore vogliamo che ci sia una goccia anche del nostro amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
lode, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena straziante della presentazione. Ma i veri flagelli sono i nostri peccati, perché ci fanno del male, ci rovinano, e Dio non lo vuole perché è troppo buono e vuole il nostro bene. Isaia, il profeta, arrivò a dire: i vostri peccati vi rendono panni immondi, panni sporchi, vi rendono come foglie secche, spallottate dal vento. Molti purtroppo non lo capiscono. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il terzo mistero del dolore ci presenta Gesù coronato di spine. Davanti a Pilato, Gesù con coraggio disse: «Io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo». Allora ci sarà un momento in cui apparirà la vera grandezza di Dio, apparirà, e nello stesso tempo apparirà la meschinità di tanti personaggi che oggi vengono incoronati. Verrà l'ora della verità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oggi, Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il quarto mistero del dolore si presenta a Gesù che viene coronato, viene caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario, accompagnato dalla sua madre, fedelissima. La fedeltà di una persona si sperimenta, si verifica nell'ora del dolore. Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero del dolore è Gesù crocifisso, e dalla croce Gesù manda continui segnali di amore. Solo Dio può amare così. Pensate, guardando i suoi crocifissori che erano lì ai piedi della croce e lo sfidavano, Gesù ha la forza di dire: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E nella storia cristiana, tante volte si è ripetuto il gesto di Gesù, e questa è la grandezza del cristianesimo. Maria Goretti, con le pugnalate nel corpo, arriva a dire la notte del 5 luglio del 1902, perdono Alessandro, era l'assassino e voglio che sia con me in paradiso, l'assassino. E Giovanni Paolo II, il 13 maggio del 1981, pieno di sangue per dei colpi sparati in piazza San Pietro, mentre viene portato al Gemelli, ha la forza di dire: perdono il fratello che mi ha sparato. Questo è il cristianesimo e inizia dalla croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Per il Santo Padre Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza, nostra salve. A te ricordiamo, tu esseri figli di Eva. A te sospiriamo, gemente e piacente in questa valle di lacrime. O su dunque, avvocato, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o Dio, o dolce Vergine. Signore Cristo pietà, Signore pietà, prega per noi, prega per noi, prega. Prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi. Prega per noi, Madre adorata, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, prega per noi, prega per noi.
prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi. Prega per noi, 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 prega per noi. Prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi. Prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi. Prega per noi, 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 prega. Prega per noi, prega per noi, prega per prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi. Del tuo figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione
per Cristo nostro Signore. Amen. Invoco la benedizione del Signore per voi vicini e anche per tutti i lontani che ci seguono. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga e vi liberi da ogni male. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ora la nostra preghiera fiorisca subito in carità. Andate in pace. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti nella casa della Madonna e vogliamo affidare al suo cuore immacolato tutte le nostre intenzioni, i nostri problemi, le nostre difficoltà. E la Madonna certamente ascolterà le nostre preghiere e ci otterrà da Gesù le grazie di cui abbiamo bisogno. Oggi è il venerdì dedicato al Sacratissimo Cuore di Gesù. Preghiamo la Madonna che ci infiammi di amore e riparazione verso quel cuore che ci ha tanto amato e che ci ama. Chiediamo ora perdono dei nostri peccati e imploriamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison.
Che nel cuore del tuo dilettissimo figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Gesù, nostro sommo sacerdote, ha avuto un ministero tanto più eccellente quanto migliore è l'alleanza di cui è mediatore, perché è fondata su migliori promesse. Se la prima alleanza, infatti, fosse stata perfetta, non sarebbe stato il caso di stabilirne un'altra. Dio, infatti, biasimando il suo popolo, dice: «Ecco, vengono giorni, dice il Signore, quando io concluderò un'alleanza nuova con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Non sarà come l'alleanza che feci con i loro padri, nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, poiché essi non rimasero fedeli alla mia alleanza. Anch'io non ebbi più cura di loro, dice il Signore. E questa è l'alleanza che io stipulerò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò le mie leggi nelle loro menti e le imprimerò nei loro cuori. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Né alcuno avrà più da istruire il suo concittadino, né alcuno il proprio fratello, dicendo: conosci il Signore. Tutti infatti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro, perché io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Dicendo alleanza nuova, Dio ha dichiarato antica la prima, ma ciò che diventa antico è invecchia, è prossimo a scomparire. Parola di Dio. Amore e verità si incontreranno. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Amore e verità si incontreranno. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Amore e verità si incontreranno. In piedi. Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,
affidato a noi la parola della riconciliazione. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 12 che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare e avessero il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo, e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. Parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, come vi dicevo, oggi è il venerdì che è dedicato al Sacratissimo Cuore di Gesù. Questo Cuore di Gesù che ci ha amato tanto da dare la vita per noi. E se ricordate l'Apostolo Giovanni che si trovava sul Calvario al momento della morte, attesta nel suo Vangelo che un soldato con una lancia ha trafitto il costato di Gesù e quindi il suo cuore. E lui stesso ha potuto vedere che da quella ferita sono uscite le ultime gocce di acqua e sangue. E dice nel Vangelo, Gesù ci ha amati fino alla fine, cioè ha dato tutto per la nostra salvezza. E questo dovrebbe, ecco, almeno convincere noi ad amare il Signore nella nostra vita. Ma purtroppo sappiamo che pochissimi amano Gesù. Quanti che ancora oggi rinnovano la sua passione e morte, non osservando i suoi comandamenti, ecco, bestemmiandolo, non compiendo la sua volontà. E Gesù tante volte si è lamentato con anime mistiche, tra cui Santa Margherita Maria Alacoque, che è chiamata l'Apostola del Sacro Cuore, perché questa era molto devota di Gesù, della sua umanità, e frequentemente sostava in adorazione davanti a Gesù Eucaristia. E pensate che una sera, mentre pregava, vede Gesù uscire dal tabernacolo e la chiama, dice, Margherita, avvicinati. Lei titubante si avvicina e Gesù le dice, guarda quel cuore. E sul petto di Gesù, ecco, compare questo cuore. Dice, guarda quel cuore che ha tanto amato gli uomini, eppure non riceve che ingratitudini, peccati, sacrilegi. Almeno tu, dice, almeno tu, ripara per loro. E il tuo cuore sarà per me di conforto, di consolazione. Io penso che queste parole Gesù le rivolga anche a noi qui questa sera, ma le rivolge a tutta l'umanità. Guardate quel cuore
che vi ha tanto amato. Ma chi risponde a questo amore, fratelli e sorelle? Gesù cerca consolatori in mezzo all'umanità. Anche lui è stanco nel vedere come gli uomini si stanno sempre più allontanando da lui, pensando alle cose mondane, le cose di questa terra, e non pensano che la nostra vita è come un soffio, dice il salmista, non apriamo neanche gli occhi e subito li chiudiamo. Stasera siamo qui, ma non sappiamo domani se ci alziamo. E allora Gesù desidera che noi almeno lo adoriamo, lo ringraziamo e ci impegniamo a essere suoi veri devoti, e in questo senso, vivendo bene secondo la sua legge, i suoi comandamenti, e cercando di essere questi testimoni suoi nel mondo. Ecco, Gesù, come avete potuto ascoltare questa sera, ha chiamato a sé i 12 apostoli, ha scelto 12 perché continuassero la sua missione di evangelizzazione, di liberare gli uomini dai demoni, dal peccato, e anche perché stessero con lui. Oggi non sono più 12 apostoli, ma tutti i battezzati, e noi qua siamo tutti i battezzati siamo apostoli di Gesù. Ebbene, che cosa Gesù ci chiede? La prima cosa, stare con Lui. Che significa stare con Gesù? Cioè vivere nella sua grazia. Ecco, cercare di lottare contro il male, contro il peccato. Purtroppo viviamo oggi in un mondo, in una società che non crede più a nulla e sta facendo leggi contrarie ai comandamenti. Allora noi cristiani dobbiamo essere saldi nella fede e non assoggettarci a queste leggi umane, ma osservare la legge di Dio. Pensate, i primi martiri hanno preferito morire ma non rinnegare Gesù Cristo, osservando la sua legge. E quindi noi dovremmo imitare gli esempi di questi martiri. E quindi allora stare con Gesù significa vivere bene in grazia. Certamente siamo deboli, siamo peccatori, però Gesù ha pensato anche a questo. Ha istituito il sacramento della riconciliazione o della confessione. Tanti di voi si sono confessati prima della messa. Ecco, cerchiamo di valorizzare questo sacramento. La Madonna lo dice spesso nei suoi messaggi, soprattutto in questo periodo che stiamo vivendo di confusione con la pandemia. Dice: accostatevi spesso alla confessione e alla comunione, perché è Gesù che vi dà la forza per poter andare controcorrente, per poter vivere bene la vostra vita cristiana. Quindi allora, ecco la prima cosa, stare con Gesù, che cosa significa? Vivere nella sua grazia, pregare, lodandolo, ringraziandolo, facendo del bene, facendo la sua volontà. E poi avete sentito l'altra missione, li ha mandati a predicare. Certamente la missione di predicare non è soltanto, di noi sacerdoti, ma di tutti i battezzati. Perché col battesimo tutti abbiamo ricevuto questo ministero regale, profetico e sacerdotale, e significa annunciare il Vangelo agli altri. Non che dobbiamo andare in Africa, sì, adesso certamente con i mezzi di comunicazione sociale le nostre parole arrivano anche in Africa e in tutto il mondo, benissimo. Però cominciamo nelle nostre case. San Giovanni Paolo II e anche Papa Francesco hanno detto che l'Italia è terra di missione. Lo vedete che cosa sta succedendo nelle nostre famiglie? Uno crede e 5 non credono, purtroppo, e le famiglie si stanno sfasciando. E allora dobbiamo dare il buon esempio, anzitutto il buon esempio, e poi pregare per le famiglie, perché possano ritrovare, ecco, la fede, la radice della loro fedeltà, che è appunto Cristo. Perché oggi tanto non ci credono più. Io ogni tanto sento mio figlio è diventato musulmano, mio figlio è diventato buddista, in Italia. Adesso con la globalizzazione, immaginate, c'è tutta questa, possiamo dire, questa invasione anche di altri popoli, sono fratelli nostri. Però abbandonare Cristo e diventare buddisti o musulmani è una cosa grave. Cioè, noi abbiamo ricevuto il battesimo, se nel battesimo abbiamo avuto un segno, non lo vediamo, un marchio, che è il segno di Cristo. E quando un giorno ci presenteremo lì, colui ci dirà: vedete che c'hai il marchio, eri cristiano e hai rinnegato la tua fede. Quindi allora vi dicevo,
cominciamo ad annunciare il Vangelo. Anzitutto nella famiglia, tra gli amici, tra i parenti, i conoscenti, nei nostri rioni, nei nostri paesi, nelle nostre città, perché c'è tanta gente che ormai non crede più. Voi le cose le vedete, c'è tanta gente che si è allontanata da Dio, non va qui in chiesa. Noi perché veniamo qui? Non per fare mostra, veniamo per lodare il Signore, per ricevere aiuto da Lui. La messa non è altro che il sacrificio che Lui ha fatto 21 secoli fa quando è andato a morire per noi, che ha sofferto quella dura passione e si è offerto per noi per ottenerci misericordia dal Padre. Avete sentito? Io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Questo fa Lui. Ci presenta al Padre dicendo di avere pietà e misericordia. Questa è la messa. Ora, se la gente questo lo capisse, le chiese dovrebbero essere stracolme. D'accordo, siamo stati gli assembramenti di cui parlano oggi, però se mi dicono che le chiese sono quasi sempre deserte, che non ci crediamo più. Diceva un santo, ci dovrebbero essere i carabinieri a mantenere l'ordine nelle nostre chiese per andare ad adorare, lodare, ringraziare, ricevere Gesù. Ma dice, le file si fanno altrove. E allora ecco, fratelli e sorelle, dobbiamo cominciare a pensare, è una nostra responsabilità. Se siamo di Cristo, dobbiamo avere, difendere i diritti di Cristo, che sono anche i diritti nostri. Perché un giorno noi saremo eredi con Lui in paradiso. E allora già su questa terra dobbiamo cercare di evangelizzare. Cioè, non fare chissà i grandi, non so, oratori, assolutamente. Ma una buona parola la sappiamo dire tutti quanti oggi. Diciamo tante cose stupide del mondo, non possiamo dire che Gesù ci ama, che Gesù vuole il nostro bene, che Gesù ci dà la pace, ci dà l'ordine. Possiamo dire tutti questi, no? E poi la terza cosa, non so se avete notato, che è una cosa molto importante. Gesù ha detto, e ha dato loro il potere di scacciare i demoni. Al demonio oggi non ci si crede più. Non ci si crede più. Io sono un esorcista nominato dal Vescovo. Bene, c'è un'azione ordinaria e straordinaria del demonio. L'azione straordinaria è quella che alcuni fratelli purtroppo sono posseduti dal demonio. E ci sono manifestazioni di tutti i generi. Non vi dico qui, aspetta, mi spaventate. Quindi ce ne sono. Però c'è un'azione ordinaria che è molto più diffusa di quella straordinaria. Sapete qual è? Il demonio oggi non fa vivere in grazia di Dio, fa commettere i peccati, fa infrangere i comandamenti. Purtroppo è questo. E oggi il demonio sta dilagando in tutto il mondo. Il male dilaga in tutto il mondo, le cose le sentite. Anche questi capi di governo che ammettono il divorzio, ammettono l'aborto, il trasgredere, tutte le altre cose che stanno uscendo. Purtroppo chi orchestra tutto questo male che c'è nel mondo, se non il demonio, perché è il nostro nemico numero uno. Gesù perché è venuto sulla terra? Per difenderci e liberarci dal potere di Satana. Allora dice, ma gli esorcisti devono sì cacciare il demonio da quelli che sono posseduti, benissimo. Però anche voi quando diciamo il Padre nostro, fate le preghiere, non dite, e liberaci dal male, dal maligno? Tutti possono fare una preghiera perché il Signore ci libera dal demonio e libera i nostri figli o i nostri fratelli o le nostre sorelle. Quindi dobbiamo capire che abbiamo questo nemico invisibile che ci perseguita e ci viene dietro. E lui è astuto perché lui è un angelo e ci piglia per il naso e ci porta dove lui vuole e noi ci cadiamo come le pere cotte dentro. Quindi stiamo attenti, fratelli e sorelle. Quindi allora Gesù ha dato il potere ai discepoli di cacciare i demoni, ma stiamo attenti. Gesù nel Vangelo dice una espressione molto bella. I figli del mondo, i figli delle tenebre, sono più furbi, più astuti dei figli della luce. Noi siamo i figli della luce perché siamo stati battezzati e quindi siamo stati redenti da Gesù. E noi sonnecchiamo. Invece i figli delle tenebre, i figli del male, lavorano notte e giorno, non stanno mai fermi, pur di attirare anime nella rete. E quindi allora stiamo attenti, fratelli e sorelle. E oggi stiamo vivendo proprio un momento in cui il demonio sta setacciando le anime. L'ha detto la Madonna in un messaggio a Meggiore, uno degli ultimi messaggi. Satana è forte e cerca di sedurvi e portarvi nella sua rete. Vigilate, state attenti, pregate.
questa è la Madonna proprio ultimamente. E allora, fratelli e sorelle, pensiamo a questa grande responsabilità che abbiamo. Siamo tutti quanti, ecco, nella stessa scialuppa, nella stessa barca, però dobbiamo guardare a Gesù, dobbiamo chiedere aiuto a Lui. Gesù ha detto: senza di me non potete far nulla. Che vogliamo fare noi che siamo povere creature? Ma però con la sua grazia noi riusciremo a vincere tutte le battaglie. Ci vuole la nostra buona volontà, ma Lui ci dà il suo aiuto. E quindi allora, fratelli e sorelle, cerchiamo di essere cristiani autentici, di non vergognarci della nostra fede. Sforziamoci di vivere nella grazia di Dio. E vi ritorno a dire, se sbagliamo, non preoccupatevi, andiamoci a confessare. Il Signore ci perdona, ci dà la sua grazia attraverso la confessione. E poi riceviamo spesso l'Eucaristia. Ecco, è Lui che viene dentro di noi e guarisce le nostre ferite. Ecco, è Lui che ci dà la pace, la serenità nella nostra vita. Non ve la dà il mondo, ricordatevi. Ce lo dice Lui nella Messa. Io vi do la pace vera, non quella del mondo. È una pace effimera, momentanea, e dopo ritornate, ecco, nella depressione o nell'ansia. Ecco allora, fratelli e sorelle, ringraziamo il cuore di Gesù. E vi dico l'ultima cosa, cerchiamo di essere devoti del suo Sacro Cuore. Cerchiamo di consolarlo. Lui cerca consolatori e possiamo essere tutti i suoi consolatori. Se durante la giornata pensiamo a Lui, Gesù ti amo, Gesù ti lodo e ti benedico in tutti i tabernacoli del mondo. Sono espressioni che possiamo dire tutti. Gesù aiutami, Gesù salvaci. Sono espressioni che consolano il suo cuore. E allora cerchiamo di essere questi consolatori di Gesù. Perché se noi cerchiamo di essere consolatori come Lui chiedeva a Santa Margherita, il tuo cuore mi sarà di conforto, un giorno ecco Lui sarà di conforto per noi perché ci porterà con sé in paradiso. E affidiamoci alla Madonna, alla sua materna intercessione. Ecco, la Madonna è nostra mamma. Ricordate, proprio sul Calvario Gesù, prima di morire ci ha affidato a lei. Donna, ecco i tuoi figli. E la Madonna ci ha preso come suoi veri figli. Ecco perché va pellegrina per il mondo, annunciando i suoi messaggi di ritorno a Dio, di conversione, di preghiera, di penitenza. Perché la Madonna ha detto: io vi voglio con me un giorno tutti salvi in paradiso. Lei ci vuole, ma noi tanti non lo vogliono perché non ci pensano affatto. E allora preghiamo la Madonna, voi che siete devoti, che siete venuti con tanta fede questa sera, affidiamoci al cuore immacolato di Maria e consacriamoci sempre al suo cuore, perché lei ci difenda, ci protegga e ci liberi da tutti i mali, ma soprattutto dal potere di Satana, perché il demonio ha paura della Madonna, perché la Madonna gli ha dato il primo colpo con la sua immacolata concezione. E quindi allora il demonio ha paura della Madonna. Quindi se portiamo la corona del rosario, l'ha detto in un, possiamo dire, esorcismo, quello che mi tortura e mi stritola è il Santo Rosario recitato con fede. Ecco, quindi allora portiamo questa corona di Maria, perché quando lui la vede già piglia paura, perché dice: questo è devoto di quella là, perché non la nomina. Però se noi recitiamo il rosario, vedete come scappa. Non deve aver paura del demonio, non ci può toccare neanche un capello. È lui che dovrà aver paura di noi, perché stiamo con Gesù e stiamo con la Madonna. Va bene? Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, il Padre Onnipotente si degni confortarci con la sua grazia e rischiarare le tenebre del cuore, perché il nostro servizio
risulti a Lui gradito e le nostre invocazioni siano da Lui esaudite. Per questo preghiamo dicendo insieme: Signore, ascoltaci. Perché il segno di pace che ci scambiamo nelle assemblee eucaristiche diventi un pubblico impegno a combattere in noi l'odio e l'egoismo per una scelta di amore, preghiamo. Signore, ascoltaci. Per ciascuno di noi, perché scopra ogni giorno nella parola di Dio e nell'Eucaristia di essere scelto e amato dal Signore, e si senta stimolato a corrispondere con crescente generosità, preghiamo. Signore, ascoltaci. Perché ciascuno di noi, nella Chiesa e nel mondo, diventi segno di questo amore vivente, con impegno la vocazione alla quale è stato chiamato, preghiamo. Signore, ascoltaci. Tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, in particolare la nostra sorella Andreana, hanno professato la fede nella risurrezione. Vengano ora concesse a loro una beatitudine senza fine. Preghiamo. O Dio, voce che nessun fluire di secoli può attenuare, fu esperienza ineffabile e irripetibile per i dodici la tua chiamata. Rendi anche questo nostro incontro con te un momento di misericordia e di perdono, di salvezza e di grazia. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Seduti. Verdeggianti mi guidi a riposar, all'acqua e tue tranquille mi fai tu visterar.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini, attirati al cuore del Salvatore, attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice,
di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Orazio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, nostra Avvocata, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo recitando insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni,
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, con la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che tuoi l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola. Viviamo con fede questo momento solenne dell'incontro con Gesù. Per la comunione si viene tutti dal centro e si esce dai laterali, ricevendo la comunione davanti ai ministri. Chi non può fare la comunione, faccia quella spirituale. Thank you.
Momento di silenzio, ringraziamo Gesù che è venuto dentro di noi e a Lui esprimiamo i nostri problemi, le nostre difficoltà e Lui ci aiuterà a risolverli. In piedi, rinnoviamo ora la nostra consacrazione ai Sacratissimi Cuori, consapevoli della nostra vocazione cristiana. Rinnoviamo oggi nelle Tue mani, o Maria, gli impegni del nostro battesimo. Rinunziamo a Satana, alle sue seduzioni, alle sue opere, e ci consacriamo a Gesù Cristo per portare con Lui la nostra croce nella fedeltà di ogni giorno alla volontà del Padre.
alla presenza di tutta la Chiesa. Ti riconosciamo, Maria, per nostra Madre, Signora e Avvocata Sovrana. A te e al cuore castissimo di San Giuseppe offriamo e consacriamo i nostri cuori, le nostre persone, le nostre vite, le nostre famiglie, le nostre case. È il valore delle nostre buone opere, passate, presenti e future. Disponete di noi e di quanto ci appartiene alla maggior gloria di Dio, nel tempo e nell'eternità. Amen. Preghiamo. Il sacramento della carità, o Padre, ci infiammi di santo amore, perché attratti sempre dal tuo Figlio impariamo a riconoscerlo nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ti salutiamo, o Regina, nostra Avvocata. Tu hai grande confidenza con Gesù Cristo che è tuo Figlio, e nessuno dei santi del cielo ne può avere tanta. Tu puoi ogni cosa perché sei madre. A te nulla si nega perché sei regina. Non disprezzare dunque il nostro pianto, non sdegnare i nostri sospiri, non deludere la nostra attesa. Il Figlio tuo si lascia facilmente piegare da te, o Maria. Piegalo in nostro favore, e finché durerà questa vita miserevole, guariscici, difendici, proteggici e custodiscici. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra. A te ricordiamo noi eredi, a te sospiriamo, gemendo e piangendo in questa valle di lacrime. Or subentra, Avvocata nostra, rivolge a noi che gli occhi tuoi di mostraci dopo questo Figlio, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente. Salutiamo San Giuseppe in quest'anno a lui dedicato, e possiamo guadagnare anche l'indulgenza plenaria. Ave Giuseppe, figlio di Davide, uomo giusto e verginale, la sapienza è con te. Benedetto sei tu fra tutti gli uomini, e benedetto è Gesù, il frutto di Maria, tua sposa fedele. San Giuseppe, degno padre protettore di Gesù Cristo e della Santa Chiesa, prega per noi peccatori e ottienici da Dio la divina sapienza, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cuori sacratissimi di Gesù, Maria e Giuseppe uniti, onore e lode, salvate le anime. Santi Michele, Gabriele e Raffaele, e voi tutti, santi angeli del cielo, pregate per noi. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami, custodissimi, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sia lodato, ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato. Ora benedico le fotografie, anche di ammalati, che avete a casa o qui, indumenti, oggetti sacri, l'acqua, il sale, l'olio, le candele e anche i viveri, gli alimenti che mangiate, perché come dice la Madonna, siete protetti dagli attacchi e dalle insidie del demonio. Mentre benedico queste cose, cantate un inno alla Madonna. Della Madonna non lo posso mettere, chi ha bisogno dei boccettini vi chiedete agli oggetti sacri e usatelo con fede. La Madonna fa tante grazie, anche fisiche, a quelli che si mettono quest'olio che arde davanti alla sua immagine notte e giorno. Vi auguro una buona serata, con l'augurio che possiamo essere questi anche noi apostoli di Gesù della Madonna, che stiamo con loro vivendo nella grazia di Dio, ma facendo anche del bene, cercando di essere questi portatori di fede, di speranza, di amore ai fratelli che incontriamo. Nel nome del Signore andate in pace. Saluto anche tutti i fratelli e le sorelle che sono collegati con noi, in modo particolare gli ammalati, quelli di Covid e le loro famiglie, e dico loro di aver fiducia. Noi ogni giorno vi affidiamo alla Madonna Avvocata, perché vi visiti e presto vi dia la guarigione del corpo e anche dell'anima, e possiate anche voi con noi gioire e cantare le misericordie di Dio. Ti salutiamo, una creatura che è la tua mente, prega in noi Maria, prega in noi, madre e tutto cuore. Amen.
Signore Gesù Cristo, presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti adoriamo qui e in tutte le chiese che sono del mondo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Apriamo il cuore a Maria. O Maria, mamma nostra cara, nei momenti difficili della nostra vita, come quello che stiamo attraversando ora, noi sentiamo la tua vicinanza e percepiamo il battito del tuo cuore che ci infonde coraggio e serenità. O Maria, dopo l'annuncio dell'angelo, tu andasti in fretta da Elisabetta per aiutarla in un momento tanto delicato della sua vita. Vieni anche nelle nostre case e riempile con la luce e il conforto della tua materna bontà. O Maria, mamma nostra cara, come accadde a Cana di Galilea, talvolta cadiamo nell'apprensione. Aiutaci con la tua presenza sempre attenta e vigile e riportaci a sorridere con rinnovata fiducia. O Maria, tu non ci abbandonerai mai. Grazie. Meritiamo i misteri gloriosi. Il primo mistero glorioso ci mette davanti l'evento più grande e più consolante di tutta la storia umana. Gesù risorge dai morti e dà inizio ad una nuova umanità della quale noi facciamo già parte per il battesimo, ma aspettiamo il compimento della risurrezione finale della carne. Viviamo quell'attesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è l'ora della nostra morte.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero glorioso ci mette davanti la scena dell'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è un abbandono, Gesù è sempre presente, ma è nascosto, perché vuole che noi siamo la visibilità della sua bontà, della sua mitezza, della sua pazienza, della sua umiltà e della sua misericordia. È una grande missione, Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il terzo mistero glorioso è la Pentecoste. Si compie la promessa di Gesù e lo Spirito Santo discende su Maria e sugli apostoli in preghiera nel cenacolo e riempie di coraggio, di entusiasmo il loro cuore per annunciare la bella notizia che Dio ci salva in Gesù. E
la missione continua attraverso di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri genitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero glorioso è l'assunzione di Maria al cielo. In Maria si compiono perfettamente le parole del suo Magnificat: Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Quante volte vediamo compiersi queste parole, quante volte. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre mio, pieno di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, la tua misericordia. Il quinto mistero glorioso è il paradiso, che è la meta della nostra vita, la speranza della nostra vita. E in paradiso Maria è regina degli angeli e dei santi, e in paradiso e dal paradiso Maria ci segue, ci protegge, perché Maria è mamma per sempre, la nostra mamma celeste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime, orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi,
Ascoltaci, Signore.
per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, infondi la tua grazia, o Signore, nei nostri cuori, perché noi che all'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo Figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Invoco la benedizione del Signore per ciascuno di voi, per coloro che ci seguono da casa o dagli ospedali o da residenze per anziani, da qualsiasi altro posto. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga e vi liberi da ogni male, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Portate a casa il frutto della preghiera, che è la bontà. Thank you.